core business dell'azienda è la certificazione dei prodotti biologici, prodotti food biologici, ma anche tutte le successive sfaccettature e segmentazioni di mercato, quindi possiamo pensare ai cosmetici biologici, ai prodotti tessili biologici, alla produzione integrata, quindi il mercato è andato oltre, è andato avanti, non fermandosi soltanto all'agroalimentare bio. Il nostro compito come ente di certificazione è quello di conciliare le necessità della ricerca collegata al settore produttivo, quindi al prodotto, un prodotto che deve essere venduto. Quindi noi ci poniamo da intermediari, se così si può dire, tra il mondo della produzione e il mondo della distribuzione. Il risultato del mio lavoro e del gruppo di lavoro guidato dalla CCPB è quello di costruire dei futuri e tra l'altro anche attuali modelli di certificazione atti a valutare la sostenibilità ambientale non in senso lato, ma declinandola attraverso specifici fattori di impatto ambientale. Che cosa si intende per sostenibilità, fattori di impatto ambientale? Significa valutare all'interno di un ciclo di vita di prodotto, facendo l'esempio più banale, più inflazionato, l'esempio della pasta, valutare i fattori di impatto ambientale, i carichi ambientali, i carichi energetici, dalla semina del grano fino alla commercializzazione della pasta nell'eventuale punto vendita. Intendendo per fattori di impatto ambientale, sicuramente i gas a effetto serra, quindi la CO2, ma anche una serie di fattori di impatto più specifici o comunque più legati al sistema agricolo, alla produzione primaria. Quindi interpretare l'impatto ambientale della produzione del mondo agricolo attraverso la CO2, ma attraverso il consumo di acqua, valutando il land use, quindi il consumo di suolo, valutando l'impatto eutrofizzante e acidificante degli input produttivi nell'ecosistema suolo e ambiente, in modo da dare una visione più completa al settore produttivo, con l'obiettivo di dare la possibilità alle aziende di conoscere il posizionamento dei propri prodotti sul mercato in termini di prestazioni ambientali e di conseguenza dare al consumatore o al mercato un identikit del prodotto, quindi dare la possibilità al consumatore di conoscere i processi produttivi e gli impatti ambientali legati ai processi produttivi di produzione, avendo come fine ultimo un concetto che attualmente è un po' teorico, ma è insito nel consumatore moderno, nel consumatore della mia generazione, il concetto di trasparenza radicale. Quindi da un lato il processo produttivo dovrà, i processi produttivi e i prodotti dovranno essere rimodellati in base a queste nuove aspettative del mercato. Da un altro punto di vista, i processi produttivi dovranno essere modellati in base alle nuove scelte del decisore pubblico. È inutile negare o trascurare le scelte che verranno fatte dal 2014 in poi, quindi dalla nuova PAC 2014-2020. PAC che da questo punto di vista prenderà in considerazione o comunque sarà rappresentata da una parola chiave che al momento significa poco o nulla, ma in futuro avrà un peso importante, il greening. Alcuni focus potrebbero essere, lo saranno, la copertura vegetale, quindi l'utilizzo soprattutto in periodi invernali di colture intercalari che limitino la degradazione del suolo, la differenziazione e diversificazione dei prodotti, quindi anche volendo il recupero di varietà abbandonate, i prati e i pascoli permanenti in grado di incrementare lo stock di carbonio nel suolo,
oppure di incrementare le riserve di acqua nel suolo. Pensiamo al parmigiano reggiano, al grana padano, quindi a un contesto diciamo padano. Il set aside, che nel bene o nel male consente di mettere a riposo il terreno e quindi di alleviare carichi ambientali dell'agricoltura moderna, e anche l'agricoltura biologica, che può riassumere tutti questi aspetti.